Dogal nasce nel 1950 per un'idea di mio nonno Luigi Cella, che prese esperienze nella realizzazione di corde per strumenti musicali per il fratello che costruiva clavicembali prima della seconda guerra mondiale, mise a frutto quella che era stata l'esperienza antecedente alla guerra per poter fondare un'azienda dedicata alla produzione di corde per strumenti ad arco, quindi violino, viola, violoncello e contrabbasso, e negli anni a seguire la chitarra elettrica ed acustica. I materiali che adoperiamo sono i più disparati. Andiamo dall'acciaio e dal bronzo fosforoso necessario per realizzare le corde per chitarra acustica, al nickel, lega al carbonio, lega al cromo per la chitarra elettrica, fibre sintetiche per la chitarra classica, mentre per quanto riguarda le corde per strumenti a varco, lì la cosa si fa più complicata, nel senso che il budello ormai è di difficile reperimento nel mercato, la qualità è sempre più scadente, per cui si sta cercando di dare ai musicisti delle alternative per poter sopperire a questa mancanza. E noi stiamo lavorando, per quanto riguarda la viola e il violino, con delle fibre sintetiche molto sofisticate che, grazie ai macchinari che ci siamo noi costruiti internamente, ci permettono di poter avvicinarci il più possibile al suono del budello. In produzione al momento abbiamo 7 ragazze. Ragazze dico perché è un lavoro di pazienza e di precisione, e le assumiamo al compimento del 18° anno perché abbiamo un tirocinio interno di 5 anni. La nostra forza è quella di poter fare le corde come il chitarrista, il musicista, il violinista vuole, quindi una specie come di custom shop. Questo ci dà la differenza rispetto alle aziende di produzione di massa, quindi una produzione di nicchia ma di alto livello. Tenendo presente quelle che sono le nuove tecnologie, anche se con un po' di ritardo, finalmente anche Dogal ha aperto la sua pagina Facebook e abbiamo anche contestualmente al sito internet affiancato un e-commerce dedicato soltanto al mercato italiano. L'estero è già raggiunto attraverso i distributori, i negozi e altre aziende specializzate, soprattutto nel settore americano. La forza della nostra azienda sta nella creatività, nel fatto che siamo riusciti a costruirci, grazie a degli ingegneri, dei meccanici, delle macchine ad hoc per quelle che sono le nostre necessità, per cui questo, abbinato a dei fantastici musicisti che ci affiancano nello sviluppo di corde innovative con l'utilizzo di materiali anche di ultima generazione, siamo riusciti in questi ultimi 4 anni a sviluppare delle corde in fibra sintetica per violino e viola, per violoncello, e a breve partiremo con lo sviluppo per il contrabbasso, che ci permetteranno di sopravvivere ad un grosso cambiamento vocale che è legato alla globalizzazione, dove in realtà la tendenza di tutti è di diventare sempre più grandi e chi resta piccolo rischia di essere schiacciato. Chiaramente la nostra è una realtà piccola e non abbiamo nessuna mania di grandezza, e si fanno delle scelte commerciali, si fanno scelte strategiche e quindi si fanno anche un numero limitato di pezzi. La nostra capacità produttiva, se non è certamente paragonabile a quello che producono aziende americane o da aziende cinesi, però ci distingue la qualità.